Benvenuto in un nuovo Scopriamo le creazioni in resina e questa volta sono pochine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e alcune sono anche di resina d'avanzo e comincerò proprio da questo, il cuoricino che mi è avanzata la resina nera da questi due. E beh, non ho usato il colorante. Ma solo glitter, infatti qua si vedrebbe se mettessi a fuoco che c'è una zona trasparente dove ci sono i glitter in sospensione, diciamo. E qui volevo fare i nerini del buio, solo che non, cioè, sono venuti neri, però non mi sono scesi i glitter che avevo messo sotto. Stessa cosa con questo, anche se ne avevo messi di meno. Ce ne sono due e adesso ci dovrò fare gli occhietti. Poi vediamo questo. Ah, questo qua avevo usato uno degli adesivi dei Jewelpet, solo che è carino, ma lo sfondo forse devo farlo più chiaro perché non si nota tanto il distacco tra l'adesivo e la resina. Si è spostato lo sticker. Vabbè, è Totoro con la maschera di senza volto. Solo che si è spostato. Come posso fare? Vabbè, niente. Almeno le stelline gli stanno intorno precise. Poi questa. Ecco, temevo il peggio perché sta infatti c'è. La fogliolina che è verde e neanche quasi si distingue dal glitter sotto. Però non è male. Questo è tipo un purrin. Non mi ci sono andati glitter là perché ho lasciato vuoto. E sempre a questi qua mi vengono sempre le bollicine. Quello lo lascio per ultimo perché tipo mi mette paurissimo. Qua ci sono degli stickers di Sumiko Gurashi. Oh, che carino! Che dolce! Purtroppo non volevo usare questo giallo fosforescente, ma non ho i glitter gialli normali. E quindi è venuto un po' fosforescentino. Però mi piace molto, che carino! Adesso è il momento della verità. Ho usato per fare lo sfondo un pigmento particolare e infatti non so se riuscite a vedere l'effetto che ha fatto. È solo che lo sticker davanti è talmente trasparente che non so se si vedrà, sinceramente. Ecco il retro, vedete com'è fatto? Aiuto. Oddio, non si vede un cavolo! Che sono troppo trasparenti. Che peccato, no, non ci posso credere. E niente, ci sono Totoro con non mi ricordo mai come si chiama questo. C'è un nome difficile. E sono circondati da stelline e piccoli hexagon che cadono che simulano la pioggia e è tutto azzurro. Cioè, teoricamente qui era trasparente, come vedete. È solo che ho fatto forse troppo strato blu. Perché mi piaceva un sacco l'effetto dietro, guardate. Mamma mia. Non si nota bene lo sticker, però. Vabbè. Se devo dire la creazione che mi è piaciuta di meno. Questa. No, anzi, questa. Perché. Gli vengono sempre le bollicine e non è andato il glitter da una parte. E quella che mi è piaciuta di più. Questa mi dispiace un sacco che sia spostato lo sticker. E quella che mi è piaciuta di più forse è questa, anche se avrei preferito questa se non fosse stata così che non si vede. Mentre questo, anche se sembra tipo super fosforescente, non lo è. È il mio preferito.
Molto carino. Adesso vanno tutti a limarsi. Fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito di questo Scopriamo Insieme e se avete delle idee per i prossimi video, lasciatemi un commento e un mi piace. Ciao!